Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e oggi siamo qui per proseguire la nostra serie dedicata a Metal Gear Solid V The Phantom Pain dopo 2 anni e qualche mese dalla registrazione del primo episodio. Quindi se ve lo siete perso vi consiglio di andare qui in playlist e guardare il primo episodio dove abbiamo giocato il prologo e ho dato, diciamo, un'infarinatura di quello che sarà questa serie. Oggi, quindi a distanza di così tanto tempo, finalmente ci mettiamo a giocare The Phantom Pain davvero. Credo che gli episodi avranno una cadenza settimanale e cercheremo di impostarli un po' concentrandoci, come abbiamo fatto con le altre serie gameplay dedicate alla Metal Gear Saga, sulla trama. Allora, adesso non so se partirà il filmato ora. Perché siamo appena arrivati in Afghanistan, avevamo proprio appena finito il prologo. Nel caso non partisse, vi monto quello che registrai 2 anni fa su PlayStation 4. Invece oggi giochiamo The Phantom Pain su PC, quindi questa è la versione PC che ho scaricato tra l'altro a pochissimi euro, mi sembra 4 euro, la versione proprio definitiva. E niente ragazzi, mi dispiace di avervi fatto attendere così tanto, vi ringrazio per la pazienza e vi ringrazio per avermi scritto tantissimo in questo periodo che è passato dal prologo per chiedermi questa serie, però finalmente sta succedendo. Come avevo promesso, gennaio 2022 ci mettiamo e lo giochiamo. Prima di iniziare vi devo fare un annuncio al quale tengo molto, perché il rallentamento del canale nell'ultimo anno è stato dovuto anche al fatto che ho sviluppato nel frattempo, oltre alla passione per il gaming, anche un'altra passione che è la passione per la scrittura, che era già nata proprio qui sul canale con la stesura dei miei video dedicati ai personaggi della saga di Metal Gear Solid. E al di fuori di tutte le aspettative si è realizzata questa mia nuova passione nella stesura e pubblicazione di un romanzo che sta uscendo. Uscirà il 3 febbraio, pubblicato e edito da Triskel Edizioni. E io ci tengo molto a presentarvi Delivery Dreams, che è questa qui la sua copertina, che uscirà appunto in tutte le librerie, ma lo trovate anche su Amazon. E al momento è già pre è possibile preordinarlo, quindi se volete sostenermi in questa mia nuova avventura e se vi interessa vedere qualcosa, leggere qualcosa scritto da me, potete preordinarlo sul sito di Triskel, che vi lascio in descrizione anche nel primo commento, in versione sia cartacea che digitale, e su Amazon preordinarlo in versione digitale. Quindi vi ringrazio nel caso per il sostegno e anche per, insomma, dare una possibilità a questa mia passione, alla mia scrittura. Ora, ragazzi, oggi dobbiamo parlare di un po' di cose inerenti a The Phantom Pain. Ho già delle cose da dire, parleremo un sacco dei personaggi e della trama, veramente. Però già in questo episodio dobbiamo dire qualcosa di molto importante. Adesso diamo la possibilità al gioco di iniziare a presentarsi. Vi chiedo di essere gentili con me, perché sono tantissimo tempo che non prendo questo gioco, che non ci gioco appunto, quindi non mi ricordo assolutamente nulla, è come se fossi una novellina in questo momento. Under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Ci siamo, ragazzi. Ci eravamo lasciati proprio qua. Allora, come stavo dicendo, sono diversi anni che non gioco di Phantom Pain. Quindi, veramente, allora, ai tempi ci ho speso tantissime ore, ok? Qui vediamo Venom che an fa ancora fatica a muovere come si deve il braccio artificiale. Possiamo dedurre che sia qualche ora, qualche giorno che lo indossa. Ci viene presentata la nostra prima ambientazione, che resterà l'ambientazione per molte missioni, ed è l'Afghanistan. Un Afghanistan tra l'altro molto realistico e selvaggio. Solo infiltration of the Soviet main ground forces.
be the perfect one. Esce anche il nome degli occhiali che Ocelot indossa. Gli fa anche il modello adesso. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dehar to the north. Check its location now. Take out your eye droid. Allora, qui siamo in una sorta di tutorial. Scusatemi. You see Wandi on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Marker placed. Marker removed. Qui praticamente ci insegna. Go ahead and close the eye droid. A usare l'eye droid, che è questo strumento che ci accompagnerà per tutto il gioco, molto molto comodo. Scusate i tassi. See the village? Straight ahead. Look up. To the right. Ah, ok, così si ingrandisce. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about. Se noi inquadriamo qualcosa e chiamiamo, Ocelot ci dà delle informazioni su quel qualcosa che stiamo. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewan Dehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Okay. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dewan Dehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. Lui non viene con noi, ovviamente. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. Ovviamente. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you. And return is big boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not lui non dice niente. Venom non risponde nulla. All we found on the scene were their corpses and these. They'll be missing them. Questi sono gli iconici occhiali di Miller. Allora. Now go. Let the legend come back to life. Ci siamo ora. Tra l'altro, se ci giriamo dovremmo poter vedere Ocelot che viene fultonato via, eh. Mi ricordo che la prima volta che ho giocato ho pensato: cavolo, stiamo per giocare con Ocelot come spalla. Invece no, se ne va via. Che peccato. Allora ragazzi, devo dire che è molto emozionante per me tornare su The Phantom Pain. O in generale Metal Gear Solid. Mi sento estremamente arrugginita, estremamente... non lo so, come se lo stessi giocando per la prima volta, perché è passato talmente tanto tempo. Quindi non so assolutamente come andrà questa prima missione. Consideriamola una sorta di briefing, una sorta di riscaldamento. Ovviamente andremo a salvare Miller senza perdere troppo tempo. Ci vuole proprio
davvero una lentezza infinita. Però se facciamo superare questi 3 giorni di cui ci ha parlato Ocelot, Miller muore veramente. Cioè falliremo la missione solo quando ci accerteremo della sua morte. Cioè quando arriviamo a salvarlo lui non risponde. Ok. Allora, direi che dobbiamo fare una piccola introduzione per quanto riguarda i personaggi. Oggi parleremo dei personaggi di Miller e di Ocelot, che sono i personaggi che vengono introdotti in questa prima missione di The Phantom Pain, che però noi conosciamo già dagli altri titoli, ok? Quindi è molto importante, essendo The Phantom Pain un prequel, conoscere i personaggi come sono stati introdotti e conclusi all'interno della saga per poterli apprendere veramente e capire che cosa vogliono comunicare in questo titolo. Quindi parleremo di conseguenza anche di una cosa che mi viene spesso chiesta sui social, nel senso che ricevo tantissime domande molto simili, ovvero: posso giocare Metal Gear Solid The Phantom Pain senza aver giocato Peace Walker? Oppure senza aver giocato Ground Zeroes? Quindi tratteremo anche di questo. Anzi, direi di partire subito togliendo questo argomento abbastanza delicato. Scusate un attimo, scusatemi. Con i tasti, perché adesso arrivano i nemici, io sto parlando, no? E ci facciamo cogliere impreparati. Ok. Oh. Abbiamo il Sigaro Phantom, che è l'equivalente del Sigaro di Metal Gear Solid 3, però in versione digital. È un sigaro tagliato con una pianta medicinale che accelera la percezione temporale. Perde d'efficacia se l'utilizzatore è sotto stress, per esempio quando viene individuato da un nemico, certo. Quindi, allora ragazzi, questo praticamente ci fa passare il tempo velocemente, eh? Tipo se volessimo vedere il video in cui Miller è morto, così per puro sadismo, utilizzeremmo il sigaro, ce lo fumiamo per 3 giorni, partiamo per la missione e state sicuri che quando lo troviamo Miller è completamente morto. Allora, ragazzi, io lascio qui il cavallo perché il cavallo mi mette ansia. Eccolo qua. Questo è il primo villaggio, il secondo villaggio ci viene segnato sull'iDroid, quindi quello lì giallo che vedete a 1 km, 200 metri, è la nostra destinazione finale. Allora, come avete visto, il gioco ci butta all'interno di situazioni, sia nel prologo, che era molto movimentato, tra l'altro pieno di elementi, così pieno di elementi che rischia di confonderti veramente. Ok. Marcatura RB. Allora, aspettate così. That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Certo, possiamo marcare. The guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a call. Ocelot lo sa che non siamo più abituati. Grazie, Ocelot, per capirmi sempre. Allora, dicevo, come vedete ci butta all'interno delle situazioni, sia nel prologo, in cui comunque venivamo catapultati all'interno di queste scene d'azione. Voglio andare lì. Lì si potrà entrare, no? Che in questa prima missione in cui ci dicono devi andare a salvare Miller. Allora, raga, siamo chiari. No, non si può giocare The Phantom Pain se non si ha giocato Peace Walker e tantomeno Ground Zeroes. Perché è vero che è ambientato... Quindi, allora, è vero che comunque è un prequel rispetto a Metal Gear Solid 4, ok? Non c'è nessuno qua dentro, vero? Ma comunque è ambientato subito dopo e in linea proprio... dopo, cioè proprio collegato a Peace Walker e Ground Zeroes, che addirittura è il suo prologo, ok?
Intanto abbiamo recuperato un po' di materiali che non fanno male. Quindi, ragazzi, che cosa voglio dire? The Phantom Pain ci dà tutto quello che ci serve per capire le situazioni, i personaggi. Ci sono delle cassette che raccontano quello che è stato, quello che sarà addirittura, ma giocarlo senza aver giocato Peace Walker e Ground Zeroes significa perdersi delle cose fondamentali per la comprensione a fondo di quello che il gioco sta trattando. Per esempio, Miller è un personaggio che è vero che c'è nel primo Metal Gear Solid, ok? Master Miller è sempre lui, ok? Il maestro di Solid Snake, quello che in realtà all'inizio del gioco era già bello che morto, e quello che Liquid fingeva di essere, ok? Però Miller è un personaggio che viene introdotto in Peace Walker, ed è un personaggio tra l'altro molto importante di Peace Walker, e quindi la mia risposta è: voi potete fare tutto quello che volete, potete ovviamente giocare The Phantom Pain senza aver giocato Peace Walker, ma io ve lo stra sconsiglio, ok? Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo in realtà. E poi non so perché Peace Walker viene sempre così maltrattato, cioè nel senso, Peace Walker è bellissimo. Cioè, io vi consiglio di giocarlo. Sta succedendo. Deve esserci qualcuno che non l'ho visto, è vero? Scusate se vado così piano, ragazzi, però non è facile per me giocare a The Phantom Pain mentre parlo. Me ne sto rendendo proprio conto adesso. Eccolo là. Ma ci arriviamo, secondo voi? Ok. Allora, per adesso i nemici possiamo spostarli, ma non possiamo portarli con noi, ovviamente. C'è un diamante. E anche per i discorsi sconfusionati che faccio, vi chiedo scusa, però poi andando avanti, quando prendo dimestichezza con il gameplay, per me sarà più facile parlare. In realtà The Phantom Pain richiede abbastanza concentrazione quando si affrontano le aree, quindi è molto difficile fare dei discorsi ben strutturati mentre si gioca in maniera decente, ok? Soprattutto perché sono fuori allenamento in questo senso. Allora, un'altra cosa importante. Qui non c'è niente. Ovviamente noi potremmo chiamare Ocelot per ogni cosa, ragazzi. Cioè, ogni cosa che vediamo, in realtà. Potremmo inquadrarla e chiamarlo. Lui ha un'infinità di dialoghi. Veramente ha dialoghi su ogni cosa, su ogni animale. Io non so quante ore di dialogo. Com'è che si chiamava il cavallo? Possiamo anche correre, ovviamente. Adesso esploriamo un po'. Fatti tuoi. Allora, RLB. Ho sbagliato. Ok. Allora. No, qua siamo già stati qua. Dov'è? Ah, ciao. Allora. Mamma mia, ragazzi, che ansia che mi mette questo gioco. Pure di non ricordarmi più come si gioca. Ok, intanto noi stiamo recuperando un sacco di materiali che poi ci faranno molto comodo, soprattutto all'inizio del gioco. Il consiglio è quello di raccogliere tutto quello che si può.
start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Okay. Allora, quello che lui ci sta insegnando è come approcciarci a una nuova area. Soprattutto all'inizio è molto importante non andare impreparati. Should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Ok, allora qui potremo sicuramente trovare le informazioni che ci servono per salvare Miller. Da questo da questa posizione rialzata possiamo vedere com'è strutturata l'area e decidere come approcciarci nel modo più sicuro possibile. Tra l'altro, questo binocolo è provvisto di un microfono che nel caso ci può far sentire dei dialoghi. Questa. Ecco, forse possiamo chiamarlo. È la Soviet flag, the hammer and sickle, the workers and the peasants. Just a hollow symbol in a place like this. Oh my god, ci divertiremo un sacco in questa serie, secondo me. Allora. Io non vedo nessuno. Dove sono tutti i soldati? Mi ha detto che brulica di nemici. A me sembra tutto deserto qua. Forse perché è notte. Qui ci sono delle mitragliatrici fisse. Insomma, se dovesse scattare un'allerta qua... non è un bel posto dove stare, questo senza dubbio. Qui mi faccio del male? No, ok. Che cos'è stato, eh? Allora, noi stiamo cercando le informazioni per poter capire dove Miller è tenuto. Una volta che avremo scoperto dove lo tengono, ci apparirà la locazione sulla mappa e potremo andare a salvarlo. E a proposito di Miller, no beh, di Miller ne parleremo quando ci arriveremo, dai, perché ci sono delle cose da chiarire sul suo personaggio, di come viene introdotto in questo capitolo, che secondo me sono importanti. Possiamo parlare invece di Ocelot. Allora, io non ho seguito la fase precedente alla pubblicazione di The Phantom Pain perché ancora non ero appassionata della saga di Metal Gear Solid. Io ho conosciuto la saga di Metal Gear Solid più o meno nel periodo in cui è uscito The Phantom Pain. Ho recuperato tutta la saga e poi ho giocato The Phantom Pain a un anno di distanza d'uscita, non so dire esattamente. Però so che nelle fasi in cui si erano visto il trailer e si erano visti i personaggi per la prima volta, si vedeva proprio la scena in cui Ocelot ci trae in salvo a cavallo, so che molti fan avevano dato per scontato che quello non fosse Ocelot, ma Miller. Ecco, adesso si mette a parlare delle piante medicinali. Qualcuno fermi. Perché avevano pensato che fosse Miller? Perché il design di Ocelot è un po' particolare. Nel senso che non è tanto facilmente riconoscibile, ragazzi. I lineamenti gli sono stati cambiati parecchio. Forse questo Ocelot qui assomiglia di più, tra tutti gli Ocelot che abbiamo visto nella saga, a quello... io non vedo nessuno, eh. A quello di Metal Gear Solid 3, azzarderei. Sì. Indossa questo cappotto proprio in stile Far West, in stile cowboy, che ci sta, ha i suoi tipici stivali con gli speroni che gli vediamo sia in Metal Gear Solid 3, anche se lì erano stivali della divisa sovietica a cui aveva applicato gli speroni, e glieli vediamo anche ovviamente in Metal Gear Solid 2 proprio, nell'uno non ha gli speroni. Solo gli stivali da cowboy senza gli speroni. Comunque, diciamo che quello è l'unico tratto che ti fa dire questo è Revolver Ocelot, perché per il resto, proprio anche a livello di fisionomia, non è molto riconoscibile. Anche il suo modo di parlare è molto americano, ok? Noi sappiamo che Ocelot non è americano, Ocelot è sovietico, ok? Quindi, diciamo che può... no, qui mi sa che siamo già stati, sto facendo giro intorno. Diciamo che può lasciare un po'... confusi il suo design, secondo me. Inoltre,
Se non si conosce bene la saga di Metal Gear Solid, una cosa che confonde molto, molto è il fatto che Ocelot sta dalla nostra parte. Quante volte mi è stato detto questa cosa? Tra l'altro, ho anche fatto... Qui riusciamo? Sì. Ho anche fatto un video che si chiamava proprio Ocelot da che parte sta? Ed era un video proprio mirato alle persone che non riuscivano bene a inquadrare come mai Ocelot aiutasse Big Boss in questo gioco. Cioè, tante volte mi veniva proprio domandato, ma come mai Ocelot ci aiuta? Ocelot è sempre stato villain. Ah, una domanda che fa male. Eccoli là. Però, devo dire, ragazzi, che nonostante sia una domanda, ci scherzo, no? Che fa male. È legittima. È assolutamente una domanda legittima. Quindi molte cose su questo Ocelot confondono i giocatori, soprattutto se non vengono. Fai la nanna. Se non vengono dalla saga. E quindi, insomma, può lasciare un pochino confusi il ruolo di Ocelot, se non si ha ben chiaro. Diciamo che mette la pulce nell'orecchio se si è giocato gli altri titoli ma non si è riusciti bene a inquadrarlo. Ovviamente noi dovremo andare lì, che è l'edificio che svetta maggiormente. Salve. Riuscirò a colpirlo da qua, secondo voi? Secondo voi? Sto esagerando nel cercare di colpirli? Da questa distanza. Poi li ho lasciati in mezzo alla strada, cioè proprio... zero interesse, ci beccheranno sicuramente, ma abbiate pazienza. Niente, quindi oltre a vederlo alleato con noi, lo vediamo in una sorta di... ruolo che secondo me non gli si addice affatto, di personaggio tutorial barra personaggio appunto che si occupa dell'Intel, ci dice, ci dà tutte le informazioni che ci servono. Allora, da un certo punto di vista, essendo lui ovviamente una spia, ci sta. Però secondo me sarebbe stato più sensato se di queste cose all'interno del gioco se ne fosse occupato Miller, ecco. Ma dov'è che stanno parlando? Col microfono possiamo capirlo? Ancora non ci hanno beccato, ci stiamo mettendo un'eternità. Ah, questo si è addormentato. Questi non li avevamo marcati, avete visto? Dai. Bravissimo. Allora. Quindi per quanto riguarda il design proprio di Ocelot, ne riparleremo ancora, soprattutto delle sue armi, perché in questo gioco Ocelot non utilizza la single action army, che è la pistola migliore mai creata, cheat, ma ha un tipo di revolver differente. Io non lo so perché, cioè non lo so perché. Tra l'altro sono bruttissime secondo me quelle armi, non so perché gli hanno tolto la sua pistola. Noi lo vediamo con la single action army in Metal Gear Solid 3 e poi anche in Metal Gear Solid 1, che è diciamo cronologicamente il momento seguente nella saga in cui facciamo la sua conoscenza. Non so perché hanno fatto questa scelta di togliergli... Qui è pericolosissimo. Di togliergli la sua arma iconica per dargliene un'altra. Non c'è nessuno. Abbiamo recuperato la cassetta. Shh, non muovere tutte le sedie. Ok, ho ancora un po' di problemi con i tasti, non so se si nota. Shh. Oh! Allora. Shh. No!
alzati, alzati. Ci hanno beccati, ci hanno beccati. Sbagliato tasto. Raga, ho sbagliato tasto. Dobbiamo un attimo far perdere le nostre tracce. Cosa sta succedendo? Aspettate un momento. Scusatemi, ho dovuto salvare la registrazione. Allora, noi non capiamo niente di quello che i nostri nemici dicono perché parlano russo e non conosciamo il russo. Una meccanica di gameplay molto bella in realtà. Perché all'inizio appunto non sappiamo che cosa sta succedendo intorno a noi. Ci dà proprio il senso di essere all'interno di un... Ci hanno beccato! Eccoli lì. Abbiamo trovato documenti. Quindi questa cosa del non conoscere la lingua è molto bella perché ti ha proprio il senso di trovarti in territorio nemico. Il problema ovviamente è che in teoria Big Boss conosce il russo, ok? Lui lo parla fluentemente, in tutto Snake Eater lo parla per tutto il tempo. Il modo con cui comunica con Volgin, con Ocelot e The Boss parlano tutti sempre russo. Ok, allora la mappa è stata aggiornata, ora noi sulla mappa abbiamo la posizione. Accogliamo tutto quanto. Si stanno svegliando tutti, eh. Allora, noi le antenne le possiamo far saltare in aria. Possiamo distruggere tutte le loro risorse, in realtà. Mi ricordo che per platinare il gioco avevo ottenuto un sacco di... questi tipi di obiettivi che venivano richiesti appunto per ottenere vari... emblemi, eccetera. Anche per ottenere un grado più alto. Guarda, ci vede fin qua, mamma mia, quanto ci vede questo. Quindi ovviamente meno tempo ci mettiamo, più cose facciamo senza essere visti da nessuno, più otteniamo un grado alto. Allora, questo riflesso, mi sembra che si chiama così, il riflesso, ci dà qualche secondo di rallentamento, diciamo simulando l'adrenalina nel momento in cui veniamo scoperti, e abbiamo praticamente un istante prima di poter far scattare l'allerta per fare un headshot al nostro nemico e impedire che lanci l'allarme. Se non vi piace questa meccanica, è possibile levarla. Perché comunque devo dire che facilita parecchio, eh. Via. Via da qui, via. Noi ora dobbiamo andare là. Loro vanno avanti. Ci stiamo andando. Ah, sì. Okay.
Ma scusate, come faccio ad accelerare quel cavallo? Dobbiamo andare di qua. Ok. Quindi ragazzi, tornando al discorso di prima, Ocelot è molto diverso rispetto al resto della saga. Se noi non abbiamo giocato, vabbè, in questo caso non giocare Peace Walker e Ground Zeroes, per quanto riguarda il personaggio di Ocelot, non è grave, perché Ocelot in quei titoli non c'è. Però diciamo che può lasciare un attimo storditi, a differenza invece di Miller, che se non si è giocati quei titoli, e ripeto... Perché non giocare Peace Walker, che è un titolo così bello? Ma cosa fai? Non so. Scusate, eh. Ok. Non so perché non giocare Peace Walker. C'è questa tendenza a saltarlo, come se fosse tipo qualcosa in più. In realtà, se non esistessero Ground Zero e The Phantom Pain, si potrebbe dire quasi uno spin-off su Big Boss Peace Walker. Però è diventato fondamentale per poter comprendere questa trama. Quindi, sinceramente, non so davvero perché saltarlo. E appunto, se non si ha giocato quei titoli, il personaggio di Miller è un personaggio che può essere veramente frainteso in tanti modi differenti. Allora, il cavallo è comodissimo, non fraintendetemi, però mi mette ansia usarlo perché mi sento super vulnerabile. Proviamo a fare il giro di qua. Vedete che i salvataggi sono automatici, il gioco ci salva i checkpoint e nel caso volessimo ricaricare, possiamo ricaricare da quei checkpoint oppure la missione intera. Corri, corri, corri. È un toro quest'uomo comunque. Allora, ovviamente ci sono molte cose che vorrei dire su Venom Snake, su Big Boss, ovvio, non fraintendetemi, vorrei parlarne tantissimo, però... Direi che possiamo andare un po' con ordine. Ma se io vado di qua? Tipo, ma ci sarà una strada? No. Sto andando tipo a bordo mappa, secondo me. Oddio, volendo si può scalare la montagna, però ve lo risparmierò. Ci stiamo avvicinando molto velocemente. Noi oh, ho saltato. Se noi apriamo risorse biologiche già ottenute. Miller, c'è proprio scritto Miller. La sua posizione. Allora, per adesso è molto carino il fatto che Ocelot abbia detto che hanno ritrovato solamente dei soldati morti e gli occhiali di Miller, perché sono veramente iconici quegli occhiali, anche grazie proprio alla gag, diciamo, di Liquid Snake, che Metal Gear Solid 1 diceva ti piacciono questi occhiali, che aveva sottratto a Miller dopo averlo ucciso, averlo fatto uccidere, e poi li aveva indossati per fingersi lui, una cosa molto fumettosa. Che però aveva il suo effetto, insomma, per tutto il tempo non avevamo parlato con Master Miller, ma avevamo parlato con Liquid Snake che indossava i suoi occhiali. Poi questi occhiali di Miller sono diventati iconici in Peace Walker perché lui li indossa sempre e non li toglie mai. E in realtà non è semplicemente una questione di moda, se vogliamo, Ci sono un po' di fraintendimenti legati a questo aspetto, adesso li approfondiremo perché il personaggio di Miller è una cosa stupenda, ragazzi. Eccolo là, quella là è il posto dove tengono Miller. Allora. Lo sentite? Pieno di soldati qui, veramente un casino. Questa missione, ragazzi, non solo è stupenda, ma è anche difficile. È tosta. Allora. Cerchiamo un attimo di capire bene dove sono tutti i soldati e di trovarli.
vi stavo parlando degli occhiali di Miller. È interessante la questione degli occhiali di Miller, perché uno dice, vabbè, Miller è stiloso, essendo che Peace Walker era ambientato negli anni 70, lui indossa questi Ray-Ban. In realtà c'è tutta una motivazione dietro al personaggio per il quale indossa questi occhiali, che è molto profonda, è molto interessante, dice tanto del suo personaggio. Infatti, non mi ricordo se viene lasciato intendere o detto espressamente nelle cassette di Peace Walker, ma Miller indossa quegli occhiali perché in realtà lui si vergogna delle sue origini giapponesi. Infatti, Miller, mi sa che li abbiamo marcati tutti. Qui e qua. Miller è nato da una donna giapponese durante la guerra, durante la seconda guerra mondiale. La madre era una prostituta giapponese, mentre il padre era un soldato americano, che poi, finita la guerra, lui è andato in America, si è fatto tutta una famiglia e praticamente Miller ha dovuto lottare tantissimo per farsi accettare come figlio da lui. È andato in America, si è rifatto una vita. Infatti noi lo conosciamo poi in Metal Gear 2 e anche... Ma il corvo? Si chiama Ocelot, mi dice qualcosa sul corvo. It's up to you whether to slip by No. enemies or take them down. No, Ocelot, Just voglio remember that questo. any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. E noi lo conosciamo come So we can clean McDonald them quickly Miller, and keep the Benedict, threat. con nome americano, ma in realtà lui si chiama Kazuhira. Ok. E questi occhiali li nasconde un po' per sembrare un americano e non far vedere il lineamento orientale, ok? Non c'entra niente il fatto che lui è sensibile alla luce, ragazzi. Miller non è sensibile alla luce, non è fotofobico. Questa cosa non viene mai detta da nessuna parte, non credete a quello che viene detto, perché Miller non ha problemi di vista, almeno non li ha mai avuti, fino a Ground Zeroes. Ok, adesso ne parleremo, eh? Allora, vi avviso subito che alcune... Io di solito mi concentro sui personaggi e la trama quando faccio questi walkthrough, chiamiamoli. Vi avviso subito che con The Phantom Pain è un pochino più complessa la cosa, perché purtroppo dobbiamo fare i conti non solo con una trama articolata e complessa, come abbiamo fatto con tutti gli altri Metal Gear, ma anche con delle incoerenze di trama dovute, o dei buchi, dovute... No, non ci arrivo, mi sa, si vede la testa. Ha del cut content, ok? Molte cose di The Phantom Pain sono state cambiate, si capisce proprio? Sono state cambiate durante lo sviluppo, quindi tante cose sono passate, sono state lasciate un po' così, dette e non dette. Per esempio, so, ne parliamo dopo degli occhi di Miller, perché sennò, ragazzi, c'è cioè, inizio e poi non la smetto più. Quindi, noi dobbiamo andare là. Ora, chi si ricorda qual è la strada più sicura? Secondo me sarebbe sicuro passare su un lato. Che dite? Oh, aspettate, c'è il corvo! Ocelot. So this is Raven territory. I heard once that some indigenous peoples in Canada and Alaska deify the common raven Parlando as di a Valkyr totem. Raven. Citazioni. Allora. Quello lì è da... Oh mamma, cosa stai facendo? Ho scelto di fare questa strada, spero di non pentirmene, sinceramente. Mi scusi? Mi scusi?
Ma ragazzi, ma... Dove è andato? Vabbè, resterà... Non era marcato, non ci ha visti, non so come. Mi ricordo che c'è una strada da questa parte. Sembra che si può andare su di qua. Cavolo. Questo va eliminato perché se si accorge... Guarda che si tocca dove l'abbiamo colpito. Molto carine le animazioni comunque. Pieno di soldati, raga. Cavolo. Molto allerta qui, eh. Ma sì, prendiamo tutto. Evitiamo lo scontro. Anche qui non sappiamo... Urca! Non sappiamo cosa stanno dicendo, quindi questo aggrava la situazione, ok? Ok, ci siamo arrivati, eh? Solo che qui è pieno di soldati, ragazzi, veramente. Andrà malissimo. Sono pronte. Guarda di là. Qui. Prendi tutto, prendi tutto. Ci voleva il silenziatore. Mettilo giù, mettilo giù. L'abbiamo trovato, raga. L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Che paura, è andato malissimo. No more use for me, huh? Kaz, it's me. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes. Allora,
come vedete è stato torturato, ha qualcosa agli occhi, Venom se ne accorge subito. Tra l'altro Kaz non l'aveva riconosciuto perché non ci vede in questo momento, ok? Noi non sappiamo che cosa è successo. E lui risponde, no, c'è solo troppa luce. È evidente che non c'è troppa luce, ok ragazzi? Ha qualcosa che non va agli occhi. Ora, con gli occhiali, lui si sente subito, diciamo, a suo agio, ma questo non significa che non abbia qualcosa agli occhi, ok? Perché questa discussione l'ho già avuta parecchie volte. Konami ha detto ufficialmente, che Miller non ha niente agli occhi. Ma Konami può dire quello che vuole, cioè nel senso, perché poi questa cosa non è stata sviluppata, ma è evidente che Miller è ipovedente, ok? Non ci vede, non vede quello che gli sta succedendo intorno. E non perché è fotosensibile, infatti gli occhiali in Peace Walker non li indossava per quello, ma li indossava per nascondere le sue origini orientali. Ha dei tagli sugli occhi, e poi vedremo in diverse scene all'interno del gioco che ha gli occhi come se fossero appannati. Non sappiamo che cosa è successo esattamente, però deduciamo dalle parole di Venom Snake che non è una cosa che è successa durante l'esplosione dell'elicottero in Ground Zeroes. La stessa esplosione che, come possiamo dedurre subito, gli ha fatto perdere un braccio e una gamba, ok? Quindi l'esplosione gli ha costato un braccio e una gamba. Allora ragazzi, adesso arriva una cosa difficilissima, nel senso che arriva la fase del gioco in cui noi dobbiamo portare Miller in salvo. Noi dobbiamo portarlo qua. Quindi il posto dove dobbiamo andare lo segniamo. Marker placed. Difficile. Non possiamo scavalcare in questa fase. Dice, non sono più tanto pesante perché gli mancano delle parti del corpo, ok? Allora, io adoro quando arrivano le fasi di gioco in cui dobbiamo portare in salvo qualcuno. Infatti, scusami Miller. No, come... Come faccio, Miller? Come faccio a lanciarti? Non mi ricordo. Aspettate. Ecco. Scusami. Aspetta. Ma perché Peakwood sta arrivando? Cioè, io non l'ho chiamato, vero? Volevo chiamare Ocelot mentre inquadravo Miller. Questo è un momento molto magico. Uno dei momenti più belli di tutto The Phantom Pain, secondo me. Ovvero il momento in cui Miller rivede Big Boss. O meno convinto di rivedere Big Boss, poveretto. E pieno di citazioni e comunque di feels, perché diciamo che l'amicizia che c'è tra Miller e Big Boss, per quanto poi abbia preso una piega molto bruttina, sul nascere era molto molto bello il loro rapporto, ok? Ok, ce l'abbiamo fatta. Devo pure correre adesso. Però lui parla, eh? Che ci siamo. Può atterrare. Grazie, lasciami qua. L'elicottero non può atterrare perché c'è del gas. Mamma mia, raga, che paura. Mm.
Goss, watch out. It's the Skulls. Don't let them find us. Goss, where that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV. No, scusami. Scusa, ma puoi stare qua? Cioè, veramente. È il cavallo che mi scappa. Allora, mettiamo Kazza sul cavallo. Allora. Gli scalzi sono là e noi corriamo nella direzione opposta. Ah, non possiamo. Ok. Allora, io direi facciamo così. Allora, qua ci vengono presentati i principali antagonisti del gioco, perché dovremmo affrontarli in diverse boss fight all'interno di diversi momenti del gioco. A me non piacciono per niente gli Skulls, ragazzi, non l'ho mai nascosto. Cioè, sì, da affrontare sono divertenti, nel senso, molto alla sparatutto, però, cioè, non hanno niente di Metal Gear Solid. Ma questo viene giù di qua? Io mi ricordavo che potevamo passare una volta che loro ci avevano superati. Invece a me questo qui sembra proprio intenzionato a venire da questa parte. Aspettate. Aspettate. Proviamo a lanciare un caricatore. Raga, cosa faccio? Sono beccatissimi. Come facciamo? Loro creano praticamente le armi dal nulla. Esatto, lui ci dice devi perderli, cioè devi far perdere le tracce. Noi scappiamo. Sono veramente... Oh mamma mia, ma ci hanno sbarrato la strada. Ma serio? Dove dovremmo poter far perdere le nostre tracce? Dobbiamo correre insieme agli Skulls. No, allora, non c'è modo di affrontarli in questa missione. Praticamente questa missione ce li presenta e ci dà la possibilità di scappare. Allora, io mi ricordo che non andava così quando lo facevo ai tempi. Ora non so perché, non riesco a perderli, sinceramente. Vado verso l'elicottero e vediamo se mi ricordo come deve andare, insomma, raga, perché... Ah, ecco. Praticamente era un momento per farci un po' agitare. Grazie al cielo Miller ce lo abbiamo ancora, perché Venom non si è girato neanche una volta a controllare. Immaginate la scena. Oh mio Dio, povero Miller. Veramente, fa un po' tenerezza. Dai, stai buono, Miller, che hai tutto il gioco per lamentarti delle cose. Aspettate prima di salire sull'aereo. Cioè, l'elicottero, scusate. Allora, questa missione di recupero di Miller assomiglia molto... Ops, ho sbagliato. A quelle, o quella...
di Ground Zeroes, perché è stata una missione di infiltrazione. Adesso a noi è andata anche piuttosto bene, nel senso che non è stata difficilissimo, però dipende anche da quale strada si sceglie, quanto si vuole recuperare di materiale, quanto si vuole fare completismo, eccetera. Però è molto bella perché è una missione che ci fa... Abbiamo preso B, cioè... Schifo. Però vabbè. È una missione di infiltrazione in cui dobbiamo recuperare una persona portandola sulle spalle. Quindi ricorda proprio la struttura di Ground Zeroes. Anche se la mappa di Ground Zeroes, secondo me, sta una spanna sopra a tutte le mappe di The Phantom Pain. Nel senso che è proprio costruita in maniera più bella. Infatti... trovo che la missione di recupero di Paz in Ground Zeroes sia molto più difficile di tutte le missioni di The Phantom Pain. È molto più tattica, ok? È strutturata proprio bene. Se fossero state tutte così le missioni di The Phantom Pain, ragazzi... Cioè, poi con quella carica emotiva che c'era dietro, perché non era solo una fase di recupero di Paz, ma è giusto recuperarla, è giusto ucciderla, che cosa avrà detto a Skullface, Chico è scappato, perché l'ha fatto, è un bambino, non è un bambino, ha responsabilità di quello che ha fatto, lo incolpiamo perché ha parlato oppure no, cioè lì c'erano proprio delle questioni che avevano uno spessore, ok? Qui invece... Per esempio, Miller è stato catturato, però questa cosa non viene data molto peso, no? Certo, noi ci teniamo a Miller perché lo conosciamo come personaggio e quindi ha più carica emotiva questa cosa del doverlo salvare. Però con il gioco questa cosa scemerà, soprattutto con l'arrivo del Fulton. Lì diventerà tutto molto più semplice. Ora, qui vediamo i titoli di coda della missione. In The Phantom Pain c'è questa struttura un po' particolare che all'inizio di ogni missione ci sono i titoli di testa della presentazione dei personaggi che ne fanno parte e poi ci sono anche i titoli di coda ogni volta che finisce una missione. Allora, abbiamo ottenuto il briefing di Ocelot e la descrizione dell'Afghanistan moderno. Some operation we had, huh? 9 years ago. E lui è cresciuto la barba, avete visto? Making our own future. And they took it away. I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together that we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight, digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it, we did it. You see this? Diamond Docks. Home. The phantom of our former selves. Triumph. Nome ispirato all'album di David Bowie. Weren't allowed either. Yeah. Mi sono passati 9 anni, ma Miller è ancora ovviamente arrabbiatissimo per la distruzione della Mother Base. Era la scena in cui si tornava alla Mother Base e trovavamo questa sorpresina. Era stata praticamente distrutta e Big Boss, in preda proprio al panico, forse è la prima volta che lo vediamo veramente cedere al panico, aveva cercato, fatto di tutto per recuperare almeno il suo amico, il suo collega Miller. E salgono sull'aereo, scusatemi ancora, sull'elicottero. Miller, Big Boss... Paz e Chico che erano già con loro perché rientravano dalla missione di recupero. Il pilota, che vabbè, rip. E il medico. Tutti o muoiono
o poco ci manca, soprattutto Venom Snake che si prende questo questo pezzo di metallo che gli si infila proprio nel cervello, Big Boss sta una favola. Però va in coma per 9 anni, non so perché, non c'è un graffio quell'uomo, veramente. La citazione più iconica. Above nations, even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. Oh, non dice niente, Venom Snake. Niente. They came after you in Cyprus. In Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Approaching Mother Base. Vedi quanto si avvicina? Perché non ci vede bene? Non è che lo vuole. Cioè, non è che vuole baciarlo o cosa. Semplicemente non vede bene dov'è. E questo è uno stratagemma che probabilmente serviva anche a mascherare un po' l'identità di Venom. Insomma, chi lo conosce meglio di Miller, no? Eccola lì, è nascente, piccolina. Tell me like you used to. Diamond Dogs. Allora, Miller è chiaro che... Allora, lui ha le sue ragioni, ovviamente, per avercela con Cypher. Non dimentichiamoci che Miller lavorava per Cypher. Conversazione ultra segreta di Peace Walker, il vero plot twist finale. Miller sapeva del progetto Les Enfants Terribles. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Arrabbiatissimo, proprio ha perso veramente la testa Miller, ragazzi. Ha perso tutto. Lui, come stavo dicendo, lavorava per Cypher. Aveva degli interessi economici dietro allo sviluppo delle intelligenze artificiali. Now you're not sleeping. And we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Dai, adesso basta. Let them talk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. E qui già Venom Snake esce un attimo dal personaggio di Big Boss, secondo me. Mostrando un attimo di freddezza e desiderio non tanto per la vendetta quanto per appunto costruire qualcosa. Assolutamente bravo, mi è piaciuta questa.
Anche qui abbiamo visto un attimo Ocelot, che tra poco ci farà tra l'altro il tutorial, ragazzi. Cioè Ocelot ci fa il tutorial. L'abbiamo visto in fondo, in sfondo, cioè ci sono due personaggi che interagiscono, in questo caso Venom Snake e Miller, che dicono frasi iconiche del gioco. E Ocelot nel fondo insieme a dei soldati modello base, ok, che non sono personaggi in realtà. Quella piccola immagine già mostra quanto Ocelot come personaggio, per come è stato strutturato nella saga, è estremamente fuori luogo, perché Ocelot non è un personaggio che può stare in secondo piano. Ocelot è un personaggio molto teatrale, è un personaggio che occupa gran parte della narrativa e gran parte della scena, ok? Quindi metterlo in secondo piano è proprio questo il senso di straniamento che prova, secondo me, il giocatore, lo spettatore, perché non è abituato a vederlo passivo, che non sta facendo nulla. Quindi parleremo molto di Ocelot, del modo in cui l'hanno trattato, perché mi piace molto il fatto che abbiano sviluppato di più la sua parte umana, perché in realtà la parte umana di Ocelot è moltissima, però non come l'hanno fatto, ok? Quindi parleremo tanto di lui e faremo il tutorial, tra l'altro, con qualche segretino, qualche piccolo easter egg, così. Però lo facciamo nel prossimo episodio. Quindi oggi è stato proprio, ragazzi, super riscaldamento. Ho tirato in ballo tante cose, me ne rendo conto. Guarda come si muove. Sì, comunque i lineamenti. Allora, di faccia mi piace molto come l'hanno fatto, così sbottonato con la sciarpina rossa, ci sta. I lineamenti secondo me vogliono ispirarsi molto a quelli di Metal Gear Solid 3. Tra l'altro anche la pettinatura, poi l'entrata in scena che fa nel prologo ricorda molto sua madre, ricorda molto The Boss. Quindi questa cosa ci sta. Completamente grigio, anche se Ocelot in quindi The Phantom Pain ha 40 anni giusti giusti, tondi tondi, già completamente grigio. Invece se l'avessero fatto biondo forse sarebbe stato un po' meglio, non so, che dite? Però invece di profilo gli hanno fatto questo naso molto importante, che niente da dire su quel naso, però nel senso, perché lui non ce l'ha così il naso? Non so perché l'hanno fatto. E, prometto che comunque non parleremo solo di Ocelot, quindi almeno ci proveremo. Quindi direi che per oggi ci fermiamo qua. La settimana prossima uscirà il prossimo episodio e così via. Questo qui è stato proprio briefing, ragazzi, ma poi cercheremo di strutturare gli episodi tematicamente, quindi in ogni episodio ci concentreremo su una questione in particolare. Tra l'altro, se avete delle cose che vi interessano particolarmente, tipo mi piacerebbe molto se ci focalizzassimo su questo aspetto del gioco, su quest'altro, ditemelo, che magari appunto andiamo di conseguenza. L'unica cosa è che mi piacerebbe non focalizzarmi troppo sulla questione con Konami Kojima. Non tanto perché non mi interessi, ma perché diciamo che la questione del litigio che c'è stato, i problemi di sviluppo inerenti a The Phantom Pain, se ne è parlato tanto, ma rimangono tutti rumor, no? Cioè noi non sapremo mai che cosa è successo a Konami per portare alla riuscita parziale di The Phantom Pain. Non sappiamo chi avesse ragione, chi torto, quindi non lo so, focalizzarmi troppo su questo aspetto secondo me sarebbe un po' nocivo. Preferirei magari cercare di tirare fuori il buono che c'è in The Phantom Pain, tenendo sempre un occhio vigile su quello che è la realtà, comunque, senza idolatrare il lavoro che c'è dietro questo gioco, che comunque non è concluso e ha davvero tanti problemi di trama. Quindi, però mi piacerebbe appunto focalizzarmi sulle cose più positive, non tanto su quelle negative, a meno che non mi sale un attimo la rabbia per qualcosa e allora inizio con i miei monologhi. Però cercheremo insomma di focalizzarci sulla trama in senso positivo, come abbiamo sempre fatto. Anche per quanto riguarda le cassette, non le ascolteremo tutte, ascolteremo tutte le true tape, quello sì, le cassette verità le sentiremo tutte. Ora, se avete delle idee su come impostare la trama, io vi ascolto. Vi ricordo che trovate il link del mio romanzo qua sotto. Ve lo ricordo perché ci tengo tantissimo. Sono molto orgogliosa del mio lavoro e ci tengo, insomma, a farlo sapere anche ai miei followers. E niente, ragazzi. Grazie per essere qui a distanza di 2 anni e 3 mesi.
mi sembra. Ottobre 2019 è uscito il prologo. Vabbè, quindi vi ringrazio per la pazienza, per essere qui ancora oggi a supportarmi. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio. Grazie, ciao a tutti!